Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro Coffee Tech numero 173. Quest'oggi abbiamo come ospite Francesco Bonaccorso, cofondatore e direttore scientifico di Bidimensional. Ma prima di parlare di Bidimensional, il grafene e tutto quello che ci sta dietro di innovazione tecnologica, vi informo che venerdì prossimo qui da noi, Confindustria Genova, ci sarà un evento che, a cui vi invitiamo tutti ovviamente a partecipare, che riguarda le tecnologie che abiliteranno l'industria italiana. È un evento che si svolgerà nella mattinata di venerdì, dopo il nostro Coffee Tech, di cui poi parleremo successivamente alla fine di questo speech. E inizia alle 10.30 e finirà verso le 13, quindi vi invitiamo a fermarvi, il nostro coffee e la nostra focaccia vi accoglierà anche successivamente prima dell'inizio di questo evento. Si parlerà della roadmap 2023 del cluster nazionale Fabbrica Intelligente, organizzato dal Digital Innovation con il presidente proprio del cluster Fabbrica Intelligente, che ci presenterà gli ecosistemi per l'innovazione. Avremo la presentazione della roadmap con il presidente del comitato scientifico e il vicepresidente, che sono rispettivamente Tullio Toli e Fabio Tonelli, voi già conoscete, e avremo due interessanti tavole rotonde, una riguardante le iniziative e le opportunità degli ecosistemi dell'innovazione in Liguria, quindi i rappresentanti di tutti coloro che lavorano per l'innovazione e ricerca sul nostro territorio. Un'altra che riguarderà invece i processi di innovazione attraverso le PMI, e in questo caso ci saranno i rappresentanti proprio delle PMI del Distretto Tecnologico Ligure SIIT. E la conclusione avremo Gloria Donato del Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Liguria, che ci parlerà della nuova programmazione Core FESR 21-27, proprio a sostegno della competitività delle imprese. Le conclusioni le farà il nostro presidente Giovanni Mondini di Confindustria Liguria. Quindi ricordatevelo, venerdì prossimo non scappate dopo il nostro coffee, ma restate con noi per seguire questo evento. Sì. Dunque, passiamo. Ci estendiamo, il caffè e la focaccia. Siamo al sesto, ma ci seguiranno al terzo, sia il caffè e la focaccia. Quindi non. No. Da remoto però non si sente. Va bene, coloro che sono da remoto ovviamente venerdì prossimo verranno, quindi li accoglieremo ancora meglio. Oggi, dicevamo, siamo al numero 173. Ricordo che noi siamo in diretta tramite la piattaforma Cisco WebEx e in diretta su Facebook. Il video poi resterà a disposizione su questa piattaforma, sul nostro gruppo Coffee Tech in Confindustria Genova. Ma oggi di cosa parliamo? Parliamo della strategia di Bidimensional nello sviluppo di processi di produzione su scala industriale di grafene e altri materiali bidimensionali. Bidimensional è veramente un caso concreto di successo dell'attività di trasferimento tecnologico dell'IIT. Ne abbiamo già parlato, ne riparleremo ancora, ma proprio diciamo che è il caso per noi. È una startup innovativa che nasce nel 2016 come spin-off proprio del Central Research Laboratories di IIT, dopo una ricerca condotta per più di 10 anni nel mondo dei materiali bidimensionali da parte dei due cofondatori. Uno è qui con noi, Francesco Bonaccorso, l'altro è Vittorio Pellegrini, che citiamo perché è un nostro amico di vecchia data. E questa attività di ricerca è culminata nella fondazione dei Graphene Labs dell'IIT nel 2013, proprio per sviluppare una nuova classe di materiali intelligenti basati sul grafene, ma anche su altri materiali stratificati a due dimensioni. Dall'aprile 2020 i due cofondatori escono dai Labs per entrare a far parte a tempo pieno di Bidimensional, in particolare Francesca ruolo di direttore scientifico. Bidimensional è anche startup partner del progetto europeo Graphene Flagship, che è il più grande investimento di ricerca e sviluppo fatto dalla nostra comunità europea, dotato di 1 miliardo di euro di finanziamento per trasferire la scienza dei materiali bidimensionali al mercato.
Perché B-Dimensional? Da dove prende il suo nome? Ma, fondamentalmente dalle caratteristiche, diciamo, fisiche del grafene stesso, che è un foglio di atomi di carbonio disposti a geometria esagonale, come la rete di una porta di un campo da calcio, ma è spesso solo quanto un atomo di carbonio, quindi non esiste nulla di più sottile in natura, ecco perché questo cristallo si chiama bidimensionale. Ma il nome della startup non è legato solo al grafene, come è giusto che sia, ma soprattutto al processo per produrlo questo grafene, perché questo processo si può applicare alla classe di tutti quei materiali che possono essere tradotti nella controparte bidimensionale. Quindi la scelta non per identificarsi solo con il grafene, ma bensì con tutta la famiglia dei possibili bidimensionali. Il grafene è una scoperta scientifica molto recente, è stato isolato per la prima volta nel 2004, è innovativo per le sue proprietà e per le sue applicazioni che ancora non sono totalmente definite. È un materiale che è un eccezionale conduttore elettrico e termico, è 200 volte più resistente dell'acciaio, trasparente, flessibile, estensibile. Ed è così impenetrabile che neppure un atomo di elio riesce ad attraversarlo. Quindi pensate a tutte le possibili applicazioni, sia nell'industria che nella nostra vita quotidiana, che questo materiale potrebbe fornire. Oggi B-Dimensional ha un sito di produzione in Val Polcevera, in via Albissola, a 500 metri dall'IIT, e implementa una produzione industriale basata su una tecnologia brevettata e sviluppata proprio in IIT e licenziata in via esclusiva B-Dimensional. Ed è questo che la differenza dalla produzione dalle altre parti del mondo. Oggi sviluppa una ventina di prodotti che si applicano nei settori della plastica, vernici, polimeri, rivestimenti, lubrificanti e anche elementi per batterie. Quest'ultimo settore sappiamo come è diventato strategico per l'Europa, basti pensare al tema dello stoccaggio energetico legato allo sviluppo della mobilità elettrica. Per quanto riguarda Francesco, vi dico solo che il suo curriculum è lungo 52 pagine, quindi adesso iniziamo dalla numero 1. No, scherzo, farò un riassunto brevissimo anche perché è veramente molto interessante, ma quello che voglio far emergere è che ovviamente lui ha fatto studi scientifici, lui viene da Messina, si è laureato in fisica, ha ottenuto un master all'Università di Cambridge, lì si è fermato a lavorare al Dipartimento di Ingegneria, ha avuto tantissime esperienze in diverse università italiane, in America, è stato ricercatore al CNR, all'IIT, ha lavorato in progetti di ricerca con università e imprese e ha raccolto contributi per queste ultime raggiungendo 1.200.000 euro. È autore di 14 brevetti e 200 pubblicazioni, almeno 200 pubblicazioni scientifiche, e non vi dico quanti premi, riconoscimenti e incarichi abbia avuto dall'ambito sia nazionale che internazionale. Oggi è Deputy of Innovation, cioè lavora per definire la roadmap scientifica dell'European Graphene Flagship, che è quel programma di ricerca che dicevamo che ha quel miliardo di euro di disponibilità per portare la ricerca al mercato. Mi fermo qua perché 52 pagine sono troppe, ma ti voglio chiedere, spiegaci la vostra innovazione, la vostra tecnologia e come queste impatteranno sul nostro futuro a questo punto. Okay, intanto grazie Compindustria, Valentina e Mariella per avermi invitato. E, che dire, dopo l'introduzione di Valentina penso che possiamo chiudere, perché No, dai, ha niente, detto sono tutto così. lei, quindi la sua introduzione sarà più esaustiva della mia presentazione. Bidimensional, non vorrei dire che è una startup di successo, perché il successo lo definirà il tempo. Attualmente, quello che possiamo dire che Valentina ha accennato come una startup di successo l'IT è perché veramente io, insieme a Vittorio, insieme a tutti i ragazzi del team che ci hanno seguito in questa avventura di Bidimensional, perché loro sono il vero cuore, fulcro dell'azienda, della nostra innovazione, è un esempio di come un'attività che si è sviluppata in un contesto scientifico di un laboratorio di ricerca può avere uno sbocco, uno sviluppo industriale. Devi puntare di là. Devo puntare di là, spero di non Punto puntare il la laser. Mariella. Punto la Mariella. Prima una pistola, va bene. No.
Ok, laser funziona, mi hai detto che il laser non funzionava e che il puntatore funziona. Infatti prima facciamo tutto e vediamo. Il drago della punta. Cioè? Se non inseriamo la chiavetta del Esatto, computer, adesso non ecco cosa funzionerà mai. mancava. Piccolo ritaglio. Buongiorno. Sveglia, buongiorno. Iniziamo. Beh, Praticamente funziona. diamoci un attimo di. Mariella, Oh, e usa che tu il cosa destino. desiderate? Niente da fare. Ah, sì. Ma possiamo usare il destino? Sì, lo userò. Mi dirà quando posso Vai, dai. andare? Andiamo. Andiamo. O mi sposto io, che forse è meglio. Ci invertiamo Ok. sulla posizione possibile. Ok, invertiamoci, Non dai. la vecchia tecnologia è sempre là. Invertiamoci. Accendiamo il microfono. Avvicinatelo un po', che vabbè che hai un Sì, non bel ti sei. timbro, ma no, non ti si sente da remoto. Quindi, questa slide fondamentalmente l'ha già introdotta Valentina. Siamo uno spin-off dell'IT e noi siamo sempre legati a doppia mandata con l'IT. Infatti, manteniamo uno stretto rapporto di collaborazione. Abbiamo instaurato un joint lab duraturo nel tempo in cui portiamo avanti delle attività di ricerca con un TRL più basso. Abbiamo due siti di produzione, un sito di produzione che menzionava Valentina prima in via Albissola, e poi abbiamo l'headquarter che si trova giù della collina di IT. Sono circa 5.000 metri quadri in cui abbiamo gli uffici e i laboratori di ricerca e sviluppo. Nasciamo nel 2013 come Graphene Labs a seguito del lancio della Graphene Flagship. Abbiamo iniziato l'attività come un piccolo gruppo, il gruppo che Roberto Cingolani ha voluto in IT. Fondamentalmente era formato da Vittorio Pellegrini, che era il direttore del Graphene Labs, e io che venivo da Cambridge, che portavo tutto il know-how sulla parte di produzione e processing dei materiali bidimensionali. Iniziamo l'attività e nel 2015, a seguito di, siamo in Confindustria, no? Iniziamo l'attività nel 2013, 2014 le prime pubblicazioni, primo interesse con alcune aziende, sediamo al tavolo, vengono, ci contattano, abbiamo queste problematiche possibili risolvere. In alcuni casi sì, va bene, quanto materiale riserve, possiamo fare delle prove, ma in molti altri casi. La prima, la seconda, la terza, l'ennesima volta, quanto materiale serve? Un paio di chili per fare i primi test, qualche decina di chili per fare i primi test. Ovviamente, con la nostra metodologia di produzione, che eravamo in grado di produrre qualche milligrammo su scala di laboratorio, al primo no, non è possibile, no, non è possibile. Poi abbiamo capito che dovevamo svoltare, no? Dovevamo svoltare, quindi ho dedicato il 2014 fondamentalmente a pensare a una metodologia innovativa per produrre il grafene. Anche con un po' di fortuna, perché alla fine tutto devi avere anche un po' di fortuna e di circostanze che sono favorevoli. C'era un'azienda in IT che è venuta a fare una presentazione di alcuna strumentazione. Mi è messo a parlare con il tecnico dei problematici. Ma noi abbiamo una tipologia di strumentazione che utilizziamo soprattutto nell'ambito del farmaceutico, che fa emulsioni, eccetera. Cioè, testiamo, ho capito che si poteva riadattare la metodologia di processo di quella strumentazione, poteva essere riadattata per i nostri scopi. Nel 2015 abbiamo fatto il brevetto, un brevetto italiano, poi l'abbiamo internalizzato, applicato negli Stati Uniti. Adesso fondamentalmente questo brevetto lo abbiamo esteso su moltissimi territori internazionali, tranne la Cina. Ah, Tranne la Cina, non parliamo della Cina fantastico. perché
Il brevetto è rilasciato in Italia, in tutta Europa, negli Stati Uniti, a Singapore, Corea, Giappone, tranne la Cina. La Cina, stiamo agendo per vie legali, perché ovviamente le confutazioni al brevetto non hanno valore, ed è chiaro, non sto qui a fare politica, però è chiaro che ci sia un'indicazione politica su quali sono le tecnologie chiave, e quindi in Cina ci hanno bloccato questo brevetto. Comunque, a parte questo, grazie a IT, non perché ci sono i miei colleghi qui, Piero e Fabrizio presenti, e grazie a IT e al precedente direttore scientifico Vittorio Cingolani, IT ha un programma che si chiama programma di de-risking. Fondamentalmente IT supporta le proprie start-up per 2 anni. C'è questo programma di de-risking, c'è un piccolo finanziamento che non è neanche tanto piccolo, circa mezzo milione di euro, che dedica alle proprie startup. In 2 anni devi dimostrare che la tua idea, la tua tecnologia, i tuoi prodotti possono essere di valore industriale, possono essere commercializzati. Quindi abbiamo sfruttato questo programma. Nel programma, però, ovviamente, cosa comporta? Alla fine dei 2 anni o dimostri di saper camminare con le tue gambe, oppure tutta l'attività sviluppata ovviamente rientra all'interno dell'alveo delle linee di ricerca di IT. Nel 2018, una famiglia genovese ha fatto un ha creduto in noi, ha fatto un seed funding in aprile di un paio di milioni di euro, e tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 questo ci ha permesso di ovviamente dimostrare a IT che potevamo camminare con le nostre gambe. Ci siamo staccati, ovviamente rimanendo legati a IT attraverso la convenzione spazio attrezzature. E abbiamo fatto il primo round A serie A di investimento. Il gruppo Pellan ha investito 10 milioni di euro, che ci hanno permesso di acquistare i due siti che menzionavo in precedenza, realizzare il sito pilota, noi chiamiamo il sito pilota di produzione, che è un vero gioiellino. Se poi vi fa piacere, vi ospito volentieri, perché è il primo esempio di. Non è che quell'impianto produttivo è la copia di qualcosa esistente, è qualcosa che abbiamo insieme anche alle società di ingegneria che ci hanno seguito, qualcosa che abbiamo pensato, no? Come trasformare, ingrandire qualcosa che è su scala di laboratorio, renderlo un processo industriale. Ci siamo riusciti ed è un vero orgoglio. Nel 2020, come menzionava Valentina, io e Vittorio abbiamo deciso un anno prima, perché col programma di de-risking c'è anche alla fine del programma di de-risking, i fondatori delle start-up hanno 3 anni di tempo per prendersi un periodo di part-time da IT. Io e Vittorio abbiamo deciso di aderire a questo programma. Abbiamo dedicato il 50% idealmente del nostro tempo a BD Mesh, cioè il 50% dell'attività di IT. Ovviamente il 50% era 100% 100% perché lavoravamo intero al giorno. E nel 2020, alla fine del secondo anno, abbiamo deciso di lasciare lasciare tra virgolette come full time employees, anche se il nostro rapporto con IT continua ovviamente, e ci siamo dedicati completamente alla startup. Abbiamo trasferito, come un vero trasferimento di ramo d'azienda, Graphene Labs, che era formato fondamentalmente alla fine del 2019-2020 da circa 40 unità. Queste 40 unità, tra le migliori, quelle che hanno voluto seguirci, le abbiamo fondamentalmente, con tutte le attività, trasferite in BD Mansion. Abbiamo trasferito anche gran parte dell'attività della Graphene Flagship che menzionavi in precedenza, e abbiamo iniziato il nostro percorso.
Alla fine del 2022 eravamo circa a una trentina di impiegati, full-time employee, tra chi part-time e chi full-time. Abbiamo un rate abbastanza alto di successo sui progetti europei, che ovviamente in questo momento sono linfa vitale per le casse della società. Attualmente abbiamo 8 progetti europei che stanno andando in parallelo, e alla fine di gennaio del 2023 abbiamo finalizzato il secondo round B di finanziamento. Round B di finanziamento, altri 10 milioni di euro che sono entrati nelle casse della società, ma quello che è più importante non sono 10 milioni di euro, ma i 3 soggetti che adesso fanno parte della compagine sociale, che sono Cassa Depositi e Prestiti, CDP Venture, Nova Capital, che è fondamentalmente la venture del gruppo Merloni, la famiglia Merloni, e Eninext, che è la venture di Enispa. Quindi abbiamo un nuovo assetto societario e ovviamente un nuovo capitale sociale. C'è stato un incremento del capitale sociale. Adesso iniziamo questa nuova, continuiamo il nostro viaggio con questi nuovi investitori. Questo è il gioiellino che menzionavo in precedenza, una foto del gioiellino che menzionavo in precedenza, il sito di produzione industriale in cui produciamo il grafene. Attualmente siamo in grado di produrre circa 200 kg all'anno di grafene e anche altri materiali bidimensionali. Altri materiali bidimensionali adesso piano piano ve li introdurrò. Attualmente industrialmente produciamo grafene e nitruro di boro, che è l'analogo bidimensionale del grafene, ma con proprietà isolanti dal punto di vista elettrico. E abbiamo ovviamente gli uffici e lo spazio di R&D. Adesso, con l'ingresso dei nuovi soci, dei nuovi capitali, la roadmap prevede innalzamento della capacità produttiva in 2 step. Il primo, che sarà completato col target fine 2023, di portare la produzione industriale con un nuovo sito in lungo Torrente Secca a 1,5 tonnellate. Dopodiché nel 2025 è previsto un ulteriore scaling up con produzioni tra le 10 e le 15 tonnellate. A questo punto si spera che il sito di Lungo Torrente Secca non è più pensabile di poterlo upgradare con ulteriori fasi di scaling up. E se ci fosse, si spera, la necessità di aumentare ancora la produzione, dobbiamo trovare un altro sito. Vi aiuteremo sicuramente. Bidimensional 3, e queste le ha già menzionate Valentina, ti Vabbè, ringrazio. non ho resistito. 3, eh sì, Io hai sono una spoilerato, fisica, non ho resistito. la mia presentazione, però non gliel'ho mandata, non No, gliel'ho ho mandata. studiato. Hai studiato. Abbiamo 3 tematiche principali, abbiamo 4 pillar. Uno non lo posso menzionare, anche se Valentina l'ha menzionato. Quindi una è la parte di coatings, facciamo additivi per inchiostri, paste che hanno la più svariate range di applicazione. L'altro è l'utilizzo di grafene e nitruro di boro come additivo nel compounding di materiali composti, fondamentalmente tecnopolimeri. E il terzo è l'ambito di energia. Energia sia per quanto riguarda la conversione, quindi celle solari e colle conduttive per Valche Terrogiace Photovoltaics, per esempio, oppure per realizzare elettrodi per batterie ioni litio o batterie a flusso. Qui abbiamo diverse collaborazioni industriali che adesso poi magari le menzioniamo.
Vorrei però fare adesso un salto indietro. Dato la panoramica generale, ma di cosa stiamo parlando, no? Molti di voi lo conoscono, non so se ci bisogna fare l'introduzione cosa è il grafene, però magari qualcuno di voi vuole avere una panoramica più chiara di cosa stiamo parlando, no? E Valentina menzionava che è impermeabile, sottile, è strecciabile, è flessibile, impermeabile a ioni. In realtà è tutto vero, perché è il materiale più sottile al mondo. Il legame carbonio-carbonio della struttura esagonale è il legame covalente più forte esistente al mondo, quindi va per sé che è il materiale sul piano più resistente al mondo, altamente strecciabile, possiede delle proprietà ottiche eccezionali. Tutti dicono che il grafene è trasparente. Il grafene è trasparente, se metti uno strato di grafene sulla nostra finestra, adesso passa il 100% della luce, se mettiamo uno strato di grafene ne passerà il 97,7%. Quindi ogni strato di grafene assorbe il 2,3% della radiazione solare. Questo non è poco, questo è tantissimo. Quindi il grafene assorbe tantissima luce se lo confrontiamo con materiali dello stesso spessore. Quindi consideriamo che è un materiale da 0,3 nanometri di spessore. Ha un'altissima mobilità, a deportatori di carica. Per esempio, i nostri dispositivi elettronici sono basati sulla tecnologia del silicio. Il silicio ha una mobilità dei portatori di carica di circa 1500 centimetri al quadrato per volt per secondo. Il grafene sospeso 1 milione. Quindi scale. E voi mi dite: ma perché allora il mondo dell'elettronica non ha lasciato il silicio e si è buttato sul grafene? Ci sono due ragioni. Una è tecnica e l'altra è economica. Partiamo dalla parte economica. Ovviamente l'industria dell'elettronica ha investimenti di miliardi e miliardi, quindi cambiare un ciclo di produzione o hai un valore aggiunto che è significativamente maggiore degli investimenti fatti, oppure è difficile che un'azienda segua un nuovo materiale. E poi c'è quella tecnica, ovviamente ha un'altissima mobilità, è vero, però il grafene non è un semiconduttore, il grafene è un semimetallo. Quindi fondamentalmente è un materiale band gap zero. Cosa significa? Che ha un'altissima corrente di on quando è acceso, ma ha anche un'altissima corrente di off. Quindi i sistemi a semiconduttore fondamentalmente sono basati sul rapporto tra on e off della corrente, che è circa 10 alla sesta. Il grafene ha 10 alla terza, quindi sono tre ordini di grandezza inferiore. Quindi per tutti i dispositivi digitali il grafene non è un buon materiale, anche se ovviamente l'altissima mobilità può essere utilizzata in dispositivi analogici. E poi ha uno spettro lineare. Questo spettro lineare significa che fondamentalmente il grafene, torniamo all'assorbimento, assorbe la radiazione su tutto lo spettro elettromagnetico, quindi che va dall'UV fino al far infrared. Okay? Ma il grafene è soltanto uno dei materiali bidimensionali. E il grafene, lo vedremo adesso, come lo produciamo noi, parte dalla grafite. Quindi sono due tecnologie di produzione, una è bottom-up, l'altra è il top-down, quella che utilizziamo noi, cioè partendo da un materiale tridimensionale che è la grafite. E come la grafite, in natura ci sono conosciuti attualmente 2502 materiali stratificati, cioè con le stesse caratteristiche, diciamo, stratificate della grafite. Quindi in principio puoi produrre qualsivoglia materiale cambiando solamente la ricetta. E porto alcuni esempi, no? Porto alcuni esempi. Il nitruro di boro che menzionavo prima, che è mentre il grafene è un ottimo conduttore di elettricità e anche di calore, il nitruro di boro è un ottimo conduttore di calore, ma è un isolante dal punto di vista elettrico.
Poi ci sono tutti i transition metal dai calcogeni, il disolfuro di molibdeno, il disolfuro di tungsteno, il diselenuro di tungsteno e via discorrendo. Cioè, tutta una serie di materiali che sono fondamentalmente semiconduttori con un band gap che varia. E poi sono tutte ovviamente tutte le variazioni della famiglia del grafene. Con le varie funzionalizzazioni che vai a modificare le proprietà optoelettroniche del materiale. E qual è il vantaggio? Qual è adesso lo step dell'attività di ricerca, del cutting edge? È quella di andare nella direzione dei materiali delle eterostrutture. Cioè, quindi eterostrutture, cos'è un'eterostruttura? Eterostruttura è un materiale che è composto da N diversi materiali. Quindi fondamentalmente avendo a disposizione questo portfolio di materiale bidimensionale, poi noi li possiamo comporre a piacere e realizzare un materiale tridimensionale con delle caratteristiche che vengono definite dalla natura dei materiali che compongono lo stacking e ovviamente dalla sequenza con cui questi vengono costruiti. Quindi questo è il nuovo. La domanda è: ma perché bisogna, hai un materiale tridimensionale, devi andare a esfoliarlo, farlo renderlo bidimensionale e poi fare di nuovo un materiale tridimensionale? Cioè, ti crei del lavoro, ti vuoi fare del lavoro, no? In realtà le caratteristiche dei materiali dal tridimensionale a bidimensionale cambiano in maniera drastica, no? Con il grafene porto l'esempio del disolfuro di molibdeno. Il disolfuro di molibdeno è un semiconduttore, a band gap indiretto. Cosa significa? Significa che l'efficienza quantica è bassissima. Se lo devi utilizzare per un fototransistor, per un fotodiodo, ha un'efficienza bassissima. Quando lo esfogli da bulk, lo rendi monolayer, è sempre un semiconduttore, però c'è un crossover, cioè si passa da un band gap indiretto a un band gap diretto, quindi fondamentalmente le caratteristiche del materiale cambiano in maniera drastica. Questo è un esempio, quindi tutti i materiali dal punto di vista delle caratteristiche, delle performance, cambiano drasticamente se sono in bulk o se sono in forma di monolayer o few layers. Ok? Ovviamente questo è bello a livello di laboratorio, no? A livello di laboratorio, se voi, non so quanti di voi conoscono la vera storia del grafene, la vera storia del grafene come è nata, no? La storia del grafene è nata a Manchester un venerdì pomeriggio del 2003, venerdì pomeriggio del 2003. Il gruppo del professor Geim, e di non solo perché è il suo PhD student, il venerdì pomeriggio riuniva tutto il gruppo per fare degli esperimenti che erano, passatemi il termine, insensati, no? Insensati. Quindi chi propone gli esperimenti è un venerdì pomeriggio. Costi a Novo Selob propose io voglio sfogliare la grafite con lo scotch. E quindi, armato di scotch tape, di un pezzo di grafite, voleva dimostrare al suo supervisor che mettendo lo scotch e incollandolo un pezzo di grafite, cominciava a sfogliare. L'ha fatto Quante volte? diverse centinaia di volte, dopodiché ha avuto la fortuna. Questo qua, la fortuna è importante, no? La fortuna che il laboratorio ovviamente aveva un pezzo di silicio con uno strato di biossido di silicio di 300 nanometri. Silicio, biossido di 300 nanometri. L'ho appoggiato, l'ha trasferito su questo silicio. Vediamo quello che è successo. L'ho messo sotto il microscopio. È andato lì. C'era una struttura. In realtà la fortuna è vera perché a causa dell'interferenza ottica tra substrato e l'oggetto, se la variazione del 10% dello spessore del biossido di silicio rende il grafene visibile o invisibile. Quindi se invece di 300 nanometri fosse stato 275 nanometri,
Sotto il microscopio, no, l'abbiamo visto, è questo. Passiamo al prossimo esperimento, il prossimo. Invece lì è nato un mondo, lì è la fortuna, è pazzesco. Quindi, materiale di alta qualità viene prodotto con lo scotch tape, ovviamente non è possiamo mettere centinaia di migliaia di persone che fanno l'esplorazione della grafite con lo scotch tape. E quindi da lì è nata tutta l'attività di come riuscire a trasferire la produzione di materiali di dimensione di alta qualità a livello industriale. E questa è sempre stata la mia attività, da quando ho iniziato a Cambridge nel 2006 a lavorare su solution processing di materiali nanodimensionali, sempre lavorato sulla parte di large scale production. Mi piace molto questa slide perché tanto perché ci ho messo mesi e mesi per realizzarla quando ho fatto la pubblicazione, e poi perché spenderei anche ore per descriverlo. È il summary di tutte le tecnologie di produzione del grafene. Le prime quattro, partendo in alto a sinistra, sono le chiamate top down, cioè partendo da grafite, mentre le ultime cinque sono processi bottom up, qui fondamentalmente il grafene viene prodotto su un substrato. Ne cito un esempio, no? O anzi due. Carburo di silicio, carburo di silicio, silicio carbone. Silicio carbone. Se porti ad alta temperatura, in condizioni di pressione ben controllata, alta temperatura intendo 1500 gradi Celsius, il silicio evapora e il carbonio si riarrangia sulla struttura e forma il grafene. Quindi hai un singolo strato di grafene già su un dielettrico, per molte applicazioni è già un materiale ready to go. Il problema è che i buffer di silicio, di carburo di silicio sono anche altamente costosi. Quindi è un metodo di produzione. Se la coppi a una metodologia che sfrutta alte temperature, quindi dal punto di vista economico non è molto scalabile. L'altro è scalabile industrialmente il chemical vapor deposition. Chemical vapor deposition fondamentalmente cosa sfrutti? Sfrutti idrocarburi, metano, acetilene, che vengono fondamentalmente in condizioni di pressione e temperatura adeguate, inseriti in una fornace in cui c'è un substrato catalitico che è rame. Fondamentalmente, in quelle condizioni, l'idrogeno ovviamente si decompone e il carbonio si riarrangia sulla superficie del rame e forma il singolo strato di grafene. Ovviamente poi hai una superficie metallica, devi fare un etching, un bagno chimico per rimuovere il substrato metallico e trasferirlo sul substrato di riferimento. Ovviamente io ho da sempre lavorato sulla parte di liquid phase exfoliation, anche qui ci sono diverse tecniche. La prima era quella che tutti i laboratori di ricerca hanno, che è il metodo dell'ultrasonicazione, e noi invece abbiamo inventato il metodo del wedge milling, che ci permette di essere oggi qua seduto su questa tavola, che è alla base dell'attività di B-Dimension. Non vi annoio con dettagli tecnici, vi dico solo che è un processo in cui la pressione gioca un ruolo fondamentale, e cui l'esfoliazione dei materiali stratificati avviene mediante delle forze di taglio, generazioni di flussi turbolenti all'interno di questo sistema, che ci permette poi di esfoliare il materiale. Ci permette di esfoliare il materiale e questo è il risultato. Questo è il risultato, questa è un'immagine che è stata acquisita mediante il microscopio a trasmissione elettronica. E questo è il flake, sono i flake di grafene. Cosa rappresenta questa immagine? Rappresenta la bontà del nostro processo di produzione, perché ci permette di produrre del materiale di alta qualità con un output significativo significa i 200 kg e poi la tonnellata, le 10 tonnellate a venire, con una qualità che è confrontabile
con quelli dei laboratori di ricerca. Se adesso io oggi devo andare a confrontare il mio materiale, il materiale di B-Dimensional, che produciamo in B-Dimensional industrialmente, con i migliori laboratori di ricerca, io posso confrontare il mio con i migliori laboratori di ricerca al mondo. Questo qua è un passaggio chiave, perché poi ovviamente ci permette di sfruttare al meglio nelle applicazioni questo materiale. Quali sono le applicazioni? Ovviamente i tre pillars che menzionavo in precedenza, quindi la formulazione di paste inchiostri che hanno le più svariate proprietà, si va da paste conduttive elettricamente a paste conduttive termicamente ma isolanti dal punto di vista elettrico, paste per fare coatings anticorrosivi, paste per fare degli riscaldatori, quindi il range di applicazione è veramente molto, molto ampio. Questo qua è un esempio delle diverse metodologie. Ovviamente in B-Dimensional, avendo i materiali di partenza, il know-how adesso per fare tutte le formulazioni, abbiamo messo su anche un team che sta crescendo, sta facendo tutta la parte di esperienza sulla parte di deposizione, ovviamente perché le tue paste, i tuoi inchiostri, poi le devi depositare su un substrato, sull'elettrodo di riferimento. Quindi abbiamo tutto un team dedicato alle formulazioni e chi poi alle deposizioni su vari substrati con diverse tecniche, che sono ovviamente tecniche di deposizione industriali. Qui ovviamente ci possiamo poi dilettare anche dal punto di vista di ricerca più a livello di base, e fare ovviamente la combinazione dei vari materiali e poi fare qualsivoglia a dispositivo. Ma dove siamo adesso? Perché dal punto di vista delle paste conduttive, no? Paste conduttive, chi sono i nostri competitors dal punto di vista del mercato? Nel mercato i nostri competitors sono i produttori di paste basate su metalli preziosi fondamentalmente. L'argento, silver paste, è il riferimento del settore. Vedete, dal punto di vista della conducibilità elettrica, l'argento, metallo prezioso, ha un'altissima conducibilità elettrica, quindi una bassissima resistività. Il grafene ha una buona conducibilità elettrica, ma non è un metallo, quindi chi propone una carbon paste, qualsivoglia materiale che abbia delle performance dal punto di vista elettrico delle metal base, diffidate da quello che vi dico. Noi stiamo lavorando su due diverse aree, no? Uno, realizzare una pasta completamente carbon based, che ha delle caratteristiche, oppure lavorare con un sistema ibrido, cioè delle paste di argento hanno circa il 60% di contenuto di argento, 60% di argento nelle paste, no? Noi stiamo lavorando nell'abbassare in maniera considerevole il contenuto d'argento, quindi di fare delle paste ibride, invece di avere il 60%, ne contengono il 40, il 30, in maniera tale da abbattere in maniera significativa i costi, migliorare alcune delle proprietà meccaniche, perché ovviamente dal punto di vista meccanico il grafene ha delle caratteristiche migliori rispetto a un metallo, e ovviamente con dei costi più accessibili. Stiamo anche lavorando, e questa è un'attività che voglio anche menzionare perché è in un framework di collaborazione qui a Genova, un progetto con MEDOV e con Duferco Engineering. Stiamo realizzando una protezione per le banchine portuali, in cui fondamentalmente il nostro materiale, il grafene, viene utilizzato come coating anticorrosivo. Viene utilizzato coating anticorrosivo, e qui utilizziamo il nitruro di boro e non il grafene. Se volete sapere perché, poi ve lo spiego, però non mi dilungo in dettagli tecnici. Il nostro prodotto, ovviamente, rispetto a un prodotto, di base, un prodotto concorrenziale, ha delle performance nettamente superiori. E qui poi abbiamo sviluppato tutta una serie di. Valentina li menzionava in precedenza, abbiamo a catalogo già una ventina di prodotti,
dal punto di vista delle paste e delle vernici, sia base acqua che base solvente. Quindi noi lavoriamo sia su base acqua che base solvente con diverse formulazioni. Sia prodotti finali, quindi il prodotto ready per essere utilizzato, oppure degli intermedi, dei concentrati che poi vengono utilizzati dall'industria per realizzare il prodotto finale. Nell'ambito dei polimeri stiamo lavorando fondamentalmente con dei tecnopolimeri. Qui abbiamo un'attività molto avanzata con Luxottica, un'attività che nasce da progetti di ricerca fatti con l'IT, quindi è una collaborazione duratura nel tempo, che adesso ha portato il beneficio di avere un prodotto che Luxottica sta per lanciare. E lì, ovviamente, dal punto di vista nell'ambito dei polimeri, il nostro è un prodotto di qualità, è un prodotto che costa. Un polimero, polietilene, 1,20 euro, polipropilene, 1,50 euro, quindi questo è il costo dei polimeri di commodities. Poi c'è altri polimeri, l'ABS, ma al costo di qualche euro al chilo. Ovviamente anche l'aggiunta di una frazione percentuale dell'1% del grafene su questi materiali va a impattare in maniera significativa sul costo e quindi non è sostenibile dal punto di vista economico. Quindi in questo contesto noi lavoriamo con i tecnopolimeri. Tecnopolimeri, in questo caso PPSU o PIC, che hanno ovviamente delle caratteristiche meccaniche molto superiori rispetto a polimeri commodity, e che però hanno dei costi che anche l'aggiunta di qualche percentuale o di frazione percentuale al nostro materiale viene supportata. E qui fondamentalmente il nostro materiale viene utilizzato sia per migliorare le proprietà meccaniche del prodotto finale, ma anche per migliorare gli step di processo. Questo è un esempio. Questo è un osso di cane, uno stampo fondamentalmente fatto per injection molding di un PPSU standard e del nostro materiale additivato. Quindi quello scuro è il PPSU additivato con grafene. Cosa cambia fra quelle due figure fondamentalmente? A parte, poi vediamo le proprietà meccaniche. Il materiale, quindi miglioriamo anche la reologia del prodotto durante lo stampaggio. Quindi Luxottica non poteva utilizzare PPSU perché non riusciva a stampare le Anche stanghette in una maniera opportuna. Che fondamentalmente sulla parte terminale dello stampo il materiale non arrivava a depositarsi. Infatti, se vedete, sono smussati. Quindi il prodotto non riusciva a stampare per bene il rotto. E noi, fondamentalmente, aggiungendo grafene, oltre che migliorare le proprietà meccaniche, come vedete in questa slide, miglioriamo anche l'areologia e quindi le caratteristiche durante il processing. Altra attività, l'ultima, poi mi taccio, la parte energy. La parte energy potrei veramente parlare a lungo. Abbiamo attività fondamentalmente su quasi tutte le noi realizziamo elettrodi, membrane, su quasi tutti i dispositivi di conversione, di immagazzinamento di energia. I nostri campi principali sono celle solari, perché abbiamo una collaborazione con Enel Green Power, e batterie, perché abbiamo una collaborazione con Barta. Quindi queste qua sono le collaborazioni principali e le attività che stiamo portando avanti. E con Enel stiamo realizzando, mi collego alle colle ibride, no? Grafene e argento. Enel utilizza degli adesivi conduttivi elettricamente basati su argento, e noi stiamo cercando di cambiare la loro tecnologia, immettendo il nostro grafene in questa componente.
Quindi da una parte ci permette di fare attività industriale e dall'altra, sul pannello di destra, quello è un esempio di trasferimento tecnologico. Quello è, che è stato un articolo pubblicato su Nature lo scorso anno, Nature Energy, ed è una collaborazione che nasce nel contesto della Graphene Flagship con i miei colleghi di Roma. Li menziono sempre, il professor Rado Di Caro, perché è una persona splendida, ha delle competenze eccezionali nell'ambito del fotovoltaico, il professor Klimakis a Creta, in Grecia. Quindi è un gruppo di lavoro nel contesto della Green Flagship che abbiamo realizzato la prima solar farm basata su tecnologia perovskiti. Perovskiti sarà il futuro del fotovoltaico. È dal 2015 che noi lavoriamo, quindi ovviamente sono due attività, anche se sono sulla stessa slide, uno è un'attività in linea di produzione e l'altro è un'attività prettamente da laboratorio, però abbiamo dimostrato che la tecnologia è scalabile. Perovskiti con l'utilizzo in questo contesto non del grafene, perché vi ho fatto vedere tutti gli altri materiali bidimensionali, ma perché nell'ambito soprattutto del fotovoltaico i materiali bidimensionali possono essere utilizzati come materiale di interfaccia tra le diverse componenti per andare a migliorare il trasporto delle cariche fotogenerate, no? Ai rispettivi elettrodi. Quindi in questo contesto stiamo utilizzando tutti i diversi datasheet da Calcogenice come materiali di interfaccia per migliorare le performance. È il futuro di queste cose. Adesso sul certificato l'efficienza delle perovskiti è superiore al silicio. Quindi dal punto di vista della certificazione ci sono già delle efficienze di cella perovskite che hanno superato il silicio. Tutto fantastico, tutto bello, però mentre il silicio lo abbiamo installato sui nostri tetti da 25-30 anni, le celle durano 25 secondi, quindi c'è un mismatch ancora importante. Ho esagerato per rendere idea. Quindi stiamo utilizzando i materiali bidimensionali non per migliorare l'efficienza, non dobbiamo migliorare l'efficienza delle celle perovskite, dobbiamo migliorare la stabilità, quindi rendere queste celle stabili nel tempo. E il prossimo step, dove stiamo anche lavorando, anche con Enel Green Power, è nella realizzazione di celle tandem. Quindi celle tandem con la cella la bottom, in italiano, scusate, in italiano a volte faccio fatica, la bottom cell che è una cella tradizionale, una cella a eterogiunzione, e la cella perovskite che viene fondamentalmente incollata sopra. Questo cosa permette? Fondamentalmente permette di allargare lo spettro della radiazione elettromagnetica che può essere assorbita dalla cella. E ci sono efficienze di celle tandem che sono attualmente oltre il 30%, certificata il 31,3%, perché ogni settimana l'aggiornano. Quello che so io ultimamente è certificata il 31,3% di efficienza. Quindi diciamo, stiamo andando verso delle efficienze sempre più elevate. Questo è un esempio di celle tandem che stiamo lavorando. Non è che chiudi, se no non lo Last faccio. but not least, Varta. Con Varta, cosa stiamo sviluppando con Varta? Con Varta stiamo sviluppando degli elettrodi all'anodo per ovviamente migliorare l'efficienza delle batterie. Gli anodi dei nostri cellulari, dei computer, delle batterie cellulari dei computer sono fatti fondamentalmente di grafite. Quindi il nostro lavoro principale era di grafite, mettiamo il grafene, no? Migliora l'efficienza. Sì, migliora l'efficienza, anche lì ci sono delle shortcomings che fondamentalmente sono legati a processi irreversibili. Non mi dilungo, però il grafene da solo non può essere utilizzato. Allora, dopo anni di attività sul grafene, di concerto con Varta, c'è un altro materiale che ha delle capacità specifiche molto superiori rispetto a quelle della grafite, che è il silicio. Di nuovo, il silicio è Torna. ovunque.
dice comunque qualsiasi forma, in forma di wafer, in forma di nanoparticle, il silicio ci perseguita. Nanoparticelle di silicio hanno una capacità specifica che è circa 8 volte superiore a quella della grafite. Quindi vi rendete conto che in termini di efficienza, come il mondo delle batterie con l'utilizzo del silicio al posto della grafite può essere impattato, no? Qual è il problema? Il problema è fondamentalmente che durante i processi di carica e scarica sono dei processi di conversione e l'elettrodo, il silicio, assorbe gli ioni litio e si espande anche fino al 300% del volume iniziale, e dopo i primi 2, 3, 4 cicli di carica e scarica si degrada dal punto di vista meccanico, e quindi fondamentalmente noi abbiamo utilizzato il grafene come buffer, struttura tridimensionale. Abbiamo formato un buffer, una struttura tridimensionale in cui le nanoparticelle di silicio vengono inglobate all'interno di questa struttura, e quindi mitighiamo questo effetto di espansione volumetrica e quindi miglioriamo la stabilità del tempo. Grazie. Meno male che avevi mal di gola, avevo paura di non riuscire a arrivare in fondo. Allora, grazie mille, interessantissimo. Passo subito la parola a qualche curiosità o domanda, se le avete, perché abbiamo pochi minuti, approfittiamo. Curiosità, visto che il CO2 non manca, visto che il CO2 non manca, è riuscito a estrarre carbonio dal CO2? Ci sono diverse aziende che stanno cercando di utilizzare il prodotto di scarto, riduzione del CO2, per produrre carbon based, graphene based materials. Il problema è sempre lì, la qualità del materiale. Sì, si riesce a produrre, però è una tipologia di materiale che ha una qualità molto bassa, e quindi le caratteristiche ovviamente sono diverse. Non so se posso portare un esempio di un po', però il grafene viene prodotto anche dallo sterco. Lo porti ad alta temperatura, alla fine... Scusate, però il professor James Tour ha dimostrato... Basta portare a alta temperatura qualsiasi contenente carbonio e riesci a grafitizzare. Però ovviamente la qualità è quella che è. Leggo una domanda da remoto. Massimo Vanzi chiede quali pensi che saranno le killing applications del futuro per il grafene? Si stacca il microfono, credo. No, tutte le volte. Bella domanda. Ecco. Bella domanda, perché avessi la risposta, già magari viaggerei in aereo, no? Aereo privato. non c'ho la risposta. Stiamo lavorando. Bellissime applicazioni, bellissime, dovute alle svariate proprietà di questo materiale. Un vantaggio ma anche uno svantaggio, perché le applicazioni sono talmente variegate che poi magari si perde di focus su dei filoni particolari. Al momento non vi è una killer application. Per noi le killer application sono nei settori che abbiamo individuato, con cui stiamo lavorando, e abbiamo costruito il nostro business plan. Se abbiamo ragione o no, ce lo dirà solamente il tempo. Io volevo... Devi microfonarti. Volevo, tanto molto interessante l'intervento, lavoro a pochi chilometri da voi, facciamo rivestimenti resinosi per vari tipi, e da 6 mesi fa ho intrapreso una ricerca per fare un rivestimento trasparente, elettricamente conduttivo. Sono arrivato fino in Corea per trovare un nanoparticelle di ossido di zinco dopate con alluminio, a sapere che a pochi chilometri possono dare tecnologie, quindi niente, poi sarei interessato a sì, i vostri prodotti e capire, perché
dai nanotubi di carbonio ai vari grafite, carbon black, eccetera, eccetera. Cerchiamo sempre la conduttività dei nostri, nei nostri materiali. La trasparenza è sempre un fattore chiave, oltre a un No, filone occhio che perché ah. vi Ah, se quindi è sono tremendo, guarda questo oltre a un qua. filone che inizieremo sulla conduttività termica, quindi ho visto qualche spunto Punto. interessante per poterlo. Ovviamente, come dicevo, benvenuti a visitarci quando volete venire. Avete i Sì. contatti, i nostri laboratori, il nostro sito produttivo è aperto a tutti. Facciamo incontri ovviamente tutti i giorni, quindi ben venga, ci possiamo dare il tu, Sì, possiamo assolutamente. vedere i nostri laboratori, Vedremo anche molto i presto. nostri prodotti e magari Ok, troviamo. sì. Magari organizziamo. Sì, non è la prima volta che c'è questa idea di collegare. Ecco, siamo arrivati alla nostra conclusione. Lo speech con una visita in sito, quindi forse dovremmo ogni tanto trasformare questo nostro coffee tech anche con una parte di transfer, per cui magari ne approfittiamo e cogliamo il tuo Benvenuto. invito. E, abbiamo già avuto contatti che ci chiedono di poterti incontrare per ulteriori sviluppi, interesse, quindi se ce lo permetti faremo Assolutamente, questo assolutamente. match volentieri. Grazie, grazie mille Grazie Francesco, a voi tantissimi per complimenti, l'invito. grazie, una grande. Ricordo il prossimo Coffee Tech che è il 17 di marzo, venerdì 17, indimenticabile, sarete, come vi ho già detto, tutti qua perché abbiamo poi questa un fantastico evento legato al cluster Fabbrica Intelligente, quindi nella mattinata sarete coinvolti, se vorrete, qui da noi in Confindustria con il Digital Innovation Hub, ma per le 8 del mattino, anzi prima per Caffè Focaccia, sarà con noi Lorenzo De Micheli, che è direttore del Technology Transfer e del Rehab Technologies Lab di IT, combinazione, parliamo di nuovo di IT, ma insomma ci sono tanti spunti che vengono da questo importante soggetto sul territorio, che ci parlerà della breve storia del suo mestiere che va tra la scienza e l'impresa, e quindi di questo trasferimento tecnologico che mette insieme tutta una serie di soggetti e che è molto importante per poi dare effettivamente gambe a tutte le idee che vengono sviluppate. Quindi ci vediamo venerdì prossimo alle 8. Saluti anche a coloro che ci hanno seguito da remoto. A presto, grazie. Grazie. Quindi, veramente...